insegna, prima trovi la... L'hai trovato? Lo rimetterò al suo posto. Non dimenticherò mai ciò che hai fatto per me e mia sorella. Oh, un po' di tutto. Va bene, allora. Riavere l'artiglio è davvero una cosa molto importante per me. Ti ringrazio. Da queste parti io e te siamo gli unici a non essere pazzi del tutto. Affrettati, basta soste. Dobbiamo raggiungere Solitude. Fuori dai piedi, zoticone. Ho affrontato un lungo viaggio e ho speso troppo denaro in regali per arrivare in ritardo al matrimonio di Vittoria. Certo, se riusciremo ad arrivarci. Ma dimmi, perché andiamo a un matrimonio in quell'angolo remoto dell'Impero? Te l'ho detto, è il matrimonio di Vittoria. Allontanati da me, feccia di Skye. Con la compagnia dell'Impero Orientale. La cugina dell'Imperatore, ricorda.
Dicono che Helgen sia stata attaccata da un drago. Sei dei nostri, eh? Mai sentito parlare dei compagni? Un ordine di guerrieri. Siamo fratelli e sorelle nell'uno. Se la paga è buona, possiamo risolvere qualsiasi tipo di problema. Non sta a me decidere. Dovrai parlare con Kodlak Biancomanto. Il vecchio sa leggere dentro le persone. Lui... Buona fortuna, se andrai da lui. È chiusa per via dei draghi. Sono ammessi solo coloro che hanno impegni ufficiali. Va bene, ma sappi che ti terremo d'occhio. Ci impegneremo a qualsiasi costo. Ma servono più spade per i soldati imperiali. Non posso pensare da sola a un ordine del genere. Mi dia qualche serva. Lavoro con mia madre per vendere frutta e verdura. Vedi qualcosa che ti piace. Hai un aspetto piuttosto... Basta che poi pulisci. Sai come si usa, vero? Un po' di grano e ranuncolo insieme. Abbiamo anche molti ingredienti in vendita. Ho una nutrita scorta di pozioni e reagenti alchemici. Pure quando vuoi, se ti serve un rimedio.
una buona pozione. Troverai tonici, piastri e pozioni sui miei scaffali. Esamina pure quello che vuoi. Perdona, ti interessano le mie pozioni o i miei ingredienti? Va bene, allora. Stupida vecchia, tu non sai niente dei nostri sacrifici, delle nostre sofferenze. Niente? E che mi dite di mio figlio Terra? Le carni migliori. Lui non conta niente. Nella foresta. Non venitemi a parlare di sofferenze. Tuo figlio ha scelto da che parte stare. Sbagliato. E ora è morto. Così è la guerra. Prima te ne fai una ragione, è meglio. Ma come, Nasir? Mi arrivano freschi di giornata. Hai abbastanza di mangiare pane e stoffato? Se mi rifornissi la mia fattoria, sarebbero doppiamente. Prova con una bistecca di prima scelta o delle costolette tenere dove, come il burro. Dove tenete prigioniero il mio Thorald? Credi a questa vecchia strega? Vuoi sapere dove lo tengo prigioniero? Nella mia cantina. Affronta la realtà. Il tuo stupido figlio è morto. È crepato come un manto della tempesta tra di tue. E tu faresti meglio a chiudere quella boccaccia se non vuoi fare la stessa fine. Andiamo, padre. Non c'è altro da aggiungere. Riesco a pensare solamente a mio figlio, al mio Tom. Non è saggio discuterne qui. Per favore, se veramente vuoi aiutarmi, raggiungimi a casa mia. Ti narrerò tutta la storia. Costolette e bistecche degne di uno Jarlath. Dai un'occhiata al mio assortimento di carni di primissima qualità. Prezzo raddoppiato. Hai ragione. Me lo ricorderò quando arriverai il prossimo. Dovresti andare a parlare con lo Jarl Dragonfish per offrire tutto l'aiuto possibile. È un peccato, vero? In qualche misura sì. All'inizio sembrava una cosa. Quando dalle battaglie hanno iniziato a tornare i feriti, con l'aumentare del numero dei feriti, il mio lavoro come. Vorrei solo che cessassero i combattimenti, così potrei tornare a occuparmi del tempio. Esatto, mi occupo del tempio Quinjet. Grazie alle divine benedizioni della Dea, sono riuscita a fare di Whiterun una città prospera e fiorente. Dopotutto, è lei che porta la pioggia sui nostri raccolti e il bel tempo nelle giornate di mietitura. Questo è il verdorato. È stato piantato pochi anni dopo la fondazione di Whiterun. I discepoli di Kinaret vi hanno avvertito un elemento sacro e hanno viaggiato a lungo per ascoltare i venti della Dea soffiare fra i suoi rami. Hanno realizzato i loro tempi. Ovviamente di questi tempi non ci sono molti pellegrini. Un grande albero morto non è una bella fonte di ispirazione se giungi qui per adorare la divinità del vento e delle piogge. Kinaret dà la vita. Abbiamo bisogno di un albero vivo come suo simbolo. Ci ho pensato molto. Gli alberi come questo non muoiono praticamente mai. Si addormentano. Forse se avessimo un po' di linfa dell'albero che l'ha generato, potremmo risvegliarlo. Ma anche se tu riuscissi a raggiungere il barlume antico, non potresti penetrare la sua corteccia. Non con del normale metallo. Il barlume antico è più vecchio del metallo. Arriva da un tempo precedente gli elfi e gli uomini. Per riuscire a scalfirlo bisogna ricorrere alla magia. Dovrai vedertela con gli agrave. Ho sentito parlare di un'arma che hanno creato per sacrificare gli streghi. Si chiama Ortican. Le streghe mi fanno troppa paura, altrimenti andrei a cercarla io stessa. Il tuo spirito è forte. I venti di Kinaret guideranno il tuo cammino. Si trova in un nido di agraven, chiamato Roccia dell'Orfano. Hai bisogno di qualcosa? Fammi indovinare. Qualcuno lo fa recitare su Skyrim. Per sempre. Io sono il comandante delle guardie qui a Whitehall.
chissà che cosa potrebbe succedere. Cosa significa questa interruzione? Lo Jar Balgruuf non riceve nessuno. Questo spiega perché le guardie ti hanno lasciato passare. Forza, allora. Lo Jarl vorrà parlarti di persona. Dunque eri a Helge. Hai visto con i tuoi occhi questo drago? Perismir, Irelet aveva ragione. Cosa dici ora, Proventus? Dobbiamo continuare a fare affidamento sulla solidità delle nostre mura? Contro un drago? La prossima volta parla con Avenici. Dovremmo inviare subito delle truppe a Riverwood. È in grave pericolo se quel drago si aggira tra le montagne. Lo Jarl di Folkrit la vedrà come una provocazione. Penserà che siamo dalla parte di Ulfric e che ci stiamo preparando per attaccarlo. Basta non così. Dovremmo... Non me ne starò fermo mentre un drago brucia il mio feudo e massacra la mia gente. Irelet, invia immediatamente un distaccamento a Riverwood. Sì, mio Jarl. Chiedo scusa. Ora dovrei tornare alle mie faccende. Sarebbe meglio. Ben fatto. Mi hai cercato di tua iniziativa. Hai reso un servizio a Whiterun, non me ne dimenticherò. Prendi, come segno della mia gratitudine. Potresti fare un'altra cosa per me. Magari adatta a una persona dotata dei tuoi talenti particolari. Avanti, troviamo Farengar, il mio mago di corte. Stava indagando su una questione collegata a questi draghi e alle voci sui draghi. Sei venuto a Dragonreach per discutere delle ostilità in corso? Mm? Cosa? Che progetto? Pensi di potermi aiutare? Io non credo proprio. Lo Jarl si trova nel grande salone, probabilmente Farengar, seduto sul credo trono. Credo di aver trovato qualcuno che possa aiutarmi. Di certo non è qui, nel laboratorio di un mago. Forza, fornisci tutti i dettagli. Quindi lo Jarl pensa che tu mi possa essere utile? Oh, immagino pensasse alle mie ricerche. Sì, potrebbe farmi comodo qualcuno che prenda una cosa per conto mio. Beh, in realtà si tratta di addentrarsi in una pericolosa rovina in cerca di un'antica tavoletta di pietra che potrebbe anche non essere là. Subito al sodo, eh? Niente chiacchiere inutili, così mi piace. Lasci questi dettagli a chi si... Ho sentito parlare di una certa tavoletta di pietra che dovrebbe trovarsi al tumulo delle Cascate Tristi. Va al tumulo delle Cascate Tristi, trova questa tavoletta che sicuramente sarà... Ah, la pietra del drago del tumulo delle Cascate Tristi. L'hai già trovata? Vedo che non sei... Ora il tuo lavoro si è concluso e ha inizio il lavoro della mente. Mi chiedo il perché dell'agitazione di Irelet. Farengar, devi venire subito. Qui vicino è stato avvistato un drago. Dovresti venire anche tu. Un drago? È stupendo. Dove è stato visto? Cosa stava facendo? Se fossi in te, cercherei di prendere la cosa più seriamente. Se un drago decidesse di assalire Whiterun, non so se riusciremmo a fermarlo. Andiamo. Mio padre dice che sono troppo giovane per allenarmi con una spada. Non ora. Mi alleno con i pugni. Allora, Irelet mi dice che vieni dalla torre di osservazione occidentale. Sì, mio signore. Digli quello che hai detto a me, del drago. Ah, esatto. Lo abbiamo visto arrivare da sud. Era mio padre dice che sono troppo giovane per allenarmi con una spada. Cosa quindi ha fatto? Mi alleno con i... Sta attaccando la torre di osservazione. No, mio signore. Stava volando in cerchio sopra la mia testa quando sono fuggito. Non ho mai corso così velocemente in tutta la mia vita. Credevo mi avrebbe inseguito. Bel lavoro, figliolo. Ora ci pensiamo noi. Vai alla caserma, mangia e riposati. Te lo meriti. Irelet, sarà meglio radunare delle guardie e andare laggiù. Ho già ordinato ai miei uomini di radunarsi vicino al cancello principale. Bene, non deludermi. Non c'è tempo per i convenevoli. Ho di nuovo bisogno del tuo... Voglio che tu vada con Irelet e l'aiuti a combattere contro questo drago. Sei sopravvissuto a Helgen. Dunque hai più esperienza di chiunque altro qui. Non ho dimenticato il servizio che mi hai reso recuperando la pietra del drago per fare. Come segno della mia gratitudine...
Ho comunicato ad Avenicci che da oggi hai l'autorizzazione per acquistare proprietà in... e accetta questo dono proveniente dalla mia armeria personale. Devo venire anch'io. Mi piacerebbe molto vedere questo drago. No. Non posso permettermi di mettervi a rischio entrambi. Ci vediamo alla torre di osservazione, non appena il resto degli uomini si sarà... Come desideri. Un'ultima cosa, Irelet. In questa missione non sono necessari atti di eroismo. Ho bisogno di sapere con cosa abbiamo a che fare. Non temere, mio signore. Io sono estremamente cauta. Non capisco perché ce ne stiamo qui. Dovremmo combattere il manto della tempesta. Dragon Reach e le guardie dicono che hai aiutato. Non possiamo farlo. C'è una frattura qui a Skyrim che non può essere sanata. Abbiamo Cerchi qualcosa per proteggerti o per infliggere danni? È un piacere fare affari con te. Sono felice che tu venga con noi. Si dice che Talos ti protegga. Mi occupo soprattutto di furti e risse fra ubriachi. È passato parecchio tempo dall'ultimo attacco da parte dei banditi. Va tutto bene? Con Irilet o si torna a casa ricoperti di gloria o non si torna affatto. Ecco qual è la situazione. Un drago sta salendo la torre di osservazione occidentale. Ora ci siamo. Esatto, ho detto proprio così, un drago. Lavoro con mia madre per vendere frutta e verdura. Non mi interessa da dove arriva né chi l'ha mandato. Di solito è divertente. Quello che so è che non avrebbe dovuto attaccare Whiterun. Ma Uscarlo, come possiamo combattere un drago? Ottima domanda. Nessuno di noi ha mai visto un drago prima di oggi, né si aspettava di doverne affrontare uno in battaglia. L'onore ci costringe a combatterlo, anche se fossimo destinati a perire. Questo drago minaccia le nostre case, le nostre famiglie. Fuggendo davanti a questo mostro, potreste ancora chiamarvi Nord? Avete intenzione di lasciarmi sola ad affrontare questa creatura? No. Siamo morti. Qui non è in gioco solo l'onore. Pensate, il primo drago comparso a Skyrim dai tempi dell'ultima era. Se sarete al mio fianco, la gloria dell'averlo ucciso sarà di noi tutti! Allora, cosa facciamo? Andiamo a uccidere un drago? Sì! Ben sì. Detto! Muoviamoci!
Andiamo. Dobbiamo raggiungere la torre di osservazione occidentale prima che sia troppo tardi. Ora non c'è traccia di alcun drago, ma sembra proprio che sia stato qui. So che la situazione sembra grave, ma dobbiamo scoprire che cos'è successo e capire se il drago è ancora qui vicino. Disperdiamoci e vediamo se ci sono dei superstiti. Dobbiamo sapere che cosa stiamo affrontando. Li ha uccisi tutti. Perché tanta fretta? Le strade di Skyrim conducono verso molti pericoli. Ora non c'è traccia di alcun drago, ma sembra proprio che sia stato qui. So che la situazione sembra grave,
ma dobbiamo scoprire che cosa è successo e capire se il drago è ancora qui vicino. Disperdiamoci e vediamo se ci sono dei superstiti. Dobbiamo sapere che cosa stiamo affrontando. No, indietro. È ancora qui da qualche parte. Rocky e Thor sono stati afferrati quando hanno cercato di mettersi in salvo. E Kinaret ci salvi. Ecco che ritorna. Quello è stato lo scontro più difficoltoso che io abbia mai affrontato.
e ne ho affrontati parecchi. Non ci capisco molto di questa storia del sangue di drago, ma sono felice di averti dalla nostra parte. Non ci posso credere. Farai meglio a tornare immediatamente. Il sangue di drago. Secondo le leggende più antiche, che risalgono a quando esistevano ancora draghi a Skyrim, il sangue di drago li uccideva e ne rubava il... È quello che hai fatto tu, non è così? Hai assorbito il potere del drago. Beh, ora sei in grado di usare l'urlo, mentre prima no, giusto? Questo significa una cosa sola. Tu devi essere il sangue di drago. Sangue di drago? Cosa stai dicendo? Esatto. Mio nonno mi raccontava le leggende sul sangue... Per il momento assumo io il comando qui. Tu rientra a Whiterun e comunica l'accaduto allo Jarl. Non ho mai sentito dire che Tiber Septim abbia ucciso dei draghi. Allora non c'erano draghi, Stolpe. Questa è la prima volta che si vedono draghi, da molto tempo. Però le antiche leggende sul sangue di drago dicono che tu uccidere i draghi e rubare i loro poteri. Sei tu. Cos'hai da dire, Irle? Sei rimasta stranamente silenziosa. Avanti, Irle, dici. Credi a queste voci sul sangue di drago? Alcuni fra voi farebbero meglio a tenere la bocca chiusa, specie su faccende di cui non sapete nulla. Qui c'è un drago morto, e questa è una cosa che capisco bene. Ora sappiamo che si possono uccidere. Io però non ho bisogno di ricorrere al mito del sangue di drago. Mi basta un guerriero in grado di abbattere un drago. Tu non capiresti, Uscarlo. Non sei un Nord. Ho viaggiato ovunque a Tamriel. Ho visto molte cose bizzarre come questa. Consiglio a tutti voi di fare affidamento sulla forza del vostro braccio, piuttosto che in racconti e leggende. Quello che hai appena lanciato era un urlo. Sì, sei davvero un sangue di drago.